Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. Juve, perché non ascolti i tifosi? Perché? Perché non ascolti la voce del popolo? Perché hai chiuso questa porta? Perché ci cerchi soltanto per denaro? Perché? Lo capisci che avresti per 10 volte quello che hai ora? Cacciando questo allenatore, lo capisci o non lo capisci? Che il 50% del tifoso ha perso l'entusiasmo. Potresti avere 10 volte quello che hai ora, riportando quell'entusiasmo che c'era prima, semplicemente cambiando un allenatore. Perché non lo capisci? Ma i numeri sono inconfutabili. Sono lì, a portata di mano. Sono nero su bianco. Bianco su nero. Lo dicono chiaramente. La Juventus e il tifoso ha perso l'entusiasmo. Io sono il primo. Ma quanto mi sta mancando a me andare allo stadio? Voi non sapete quanto. E come me ce ne sono tanti, perché non possono andare allo stadio, perché per andare allo stadio ci vogliono soldi, per uno come me che è nel profondo sud. Ma andare allo stadio per vedere una partita come Juventus-Frosinone, francamente ragazzi, non lo faccio. L'entusiasmo è questo, e non è vero niente che si ama a prescindere, non è così, non è così. L'amore viene messo in soffitta, viene rinchiuso in un cassetto, non si cancella nella maniera, per carità di Dio, però poi alla fine, quando il tifoso non viene ascoltato mai, non viene neanche preso in considerazione, e allora prendi, apri il cassetto, metti l'amore e lo chiudi. Beh, allora fai quello che vuoi. Perché anche il tifoso ha diritto a qualcosa, o soltanto quando si escono gli sghei. Ora tutti, basta leggere i commenti un po' dappertutto. Se vai su Facebook, se vai su Twitter, X come cazzo si chiama, se vai su Instagram, appena metti la faccia di Allegri, fuori dei coglioni, fuori dei coglioni, fuori dei coglioni, non sei buono a un cazzo. Hai distrutto tutto, hai distrutto tutti. Ma si può tenere in considerazione il tifoso, e poi ribadisco, non è che il tifoso sta dicendo cose assurde, sta semplicemente riportando quello che vede in campo. Non è possibile che la Juventus si deve mettere sempre al pari delle squadrette. E anche la partita con l'Inter, ragazzi, l'Inter che è la prima nemica calcisticamente parlando, andare lì a fare la vittima sacrificale. Andare a San Siro per non tirare mai in porta. Ma il tifoso queste cose le vede. E invece questa società sembra prenderci veramente per il culo. Sembra sfidarci perché le parole di Giunile hanno rotto il cazzo. Hanno rotto il cazzo. Un allenatore che ci prende per il culo sembra in conferenza stampa. Un allenatore che oggi ne dichiara una cosa e domani la smentisce dichiarandone un'altra. Ma siamo stanchi! Non ci potete cercare soltanto per i soldi! Non è così! Il tifoso ha i suoi diritti, ma ha i suoi doveri, ma ha i suoi diritti! E noi abbiamo il diritto di scusate, ma di ritornare ad avere quello stimolo, quella voglia, quella passione, quell'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto. Quando non si esulta allo stadio, e sono le conseguenze di questa, di questa situazione. Una partita ignobile, non si può sempre passare la palla indietro. Gente che racconta che allo stadio è ancora peggio di come lo si vede in televisione. E poi, cosa più ancora più umiliante per il tifoso juventino, è vedere l'Inter giocare a calcio. E non dico calcio scemmaglio, ma quasi!
Vedere l'Inter andare a giocare in Europa e giocare bene. Vedere l'Inter asfaltare il campionato come l'abbiamo asfaltato noi. Questa è la cosa ancora più umiliante. E noi ancora a tenerci questo allenatore. Vedere squadre di mezza classifica con un allenatore decente andare quasi in Europa. E sorbirci le menzogne, le bugie, le dicerie dei giornalisti pagati e strapagati dalla società, perché la verità è che sono pagati dalla società, perché l'input è questo, e questo significa sfidare i tifosi. Siamo stanchi, abbiamo diritto. Io quando parlo di protesta parlo per questo, ma loro non lo capiscono. È tutta una situazione sbagliata, perché ribadisco, il social, che ormai fa parte della vita quotidiana, ormai il social fa parte dell'essere umano, ormai si va avanti con il social, ormai si guadagna con il social, e il social lo dice, Allegri out, lo dice. Quindi, e ribadisco, il campo è sovrano, come ho sempre detto io, e il campo lo dice che veramente è una Juventus inguardabile. Inguardabile. E non è giudicabile nessun tipo di giocatore. Io non giudico Vlahovic, non l'ho mai giudicato. Non giudicherò mai Chiesa, neanche Chiesa è stato distrutto da Allegri. Chiesa non è questo, Chiesa è un altro giocatore. Vlahovic piano piano si è ripreso, ma Vlahovic è un eroe. Perché segnare 15 gol con Allegri significa essere eroe. E con un allenatore ne avrebbe fatti 30. Ne avrebbe fatti 30. Per questo non giudico Chiesa. La Juve deve ascoltarci. Questa è la protesta. Deve ascoltarci. Noi vogliamo avere una squadra che giochi a calcio, che ci entusiasmi, che macini l'avversario allo stadio, che spazi via l'avversario allo stadio, come avevamo fatto prima, come quando c'era Conte, che gli tremavano le gambe all'avversario. Siamo Juventus, avete dimenticato cosa significa essere Juventus? Vergognatevi tutti, vergognatevi. E ribadisco, la protesta è questa. E chi ancora con Allegri, ancora perseguita ostenta a stare dietro a questo allenatore, non è juventino. Ha dimenticato cosa significa essere juventino. Che non può godere vedendo queste partite. Non si può esultare al 95esimo battendo il Frosinone come si è battuto il Real Madrid. Le lacrime di Rugani sono lacrime di sangue. Sono lacrime di sangue perché abbiamo battuto il Frosinone. Avete dimenticato la storia. Ve la siete dimenticati. Il Frosinone abbiamo battuto. Lacrime, quelle sono lacrime di sangue. Non hai fatto nessuna impresa. È una mediocrità che ormai ci sta avvolgendo. Non lo capite, ma ci stiamo buttando in un fosso che non ha profondità. Quindi, cara Juventus, ascolta i tifosi. Ascoltali. E ritorna ad avere l'entusiasmo. E facci ritornare ad avere l'entusiasmo che meritiamo. Ma si ci incazzate fino alla fine, Allegri out.